Pensierino della sera. Più penso e più ripenso a quelli che sono le prime armi che vogliono iniziare su internet. Chiaramente sì. Oddio, da che parte inizio? Cosa c'è da fare? Oddio, il sito, il nome del dominio. Cosa suggerisco a te che sei all'inizio e non hai ancora deciso dove mettere le tue uova? Cosa fare per avviare questa tua fantomatica nuova attività online? Se non l'hai capito ancora, uno devi scegliere una direzione precisa che sia traducibile in una frase dove uno può dire: Gianna La Quaglia, il nome della tua azienda, insomma il tuo nome e cognome, aiuta chi, che gruppo di persone, che tribù a raggiungere questo obiettivo, a risolvere questo problema, a capire come si fa una certa cosa attraverso l'agopuntura, attraverso l'ipnosi, attraverso delle lezioni private, attraverso delle chiamate su Skype, attraverso quello che vuoi tu. Questa è la prima cosa da fare, cioè definire la tua value proposition, la tua proposta di valore. Cosa offri a chi? Perché se questo non è chiaro non possiamo andare da nessuna parte. 2. Senza che ti complichi tantissimo la vita all'inizio, ma partiamo dalla cosa più semplice. Creiamo una rivista, un giornalino, una newsletter o una combinazione di queste cose dove tu curi e selezioni le notizie più rilevanti del tuo settore. Perché se vuoi diventare punto di riferimento del tuo settore, l'esperta nel tuo settore, ma però non hai il tempo per seguire quello che succede e per poterlo, diciamo, ritrasmettere e condividere con i tuoi lettori, beh, non è il momento giusto nella tua vita per farlo, diciamo così. Ma se lo è, e quindi se già dedichi del tempo a leggere, scoprire, trovare cose interessanti, anche se non sono le ultime notizie soltanto, ma risorse, articoli, cose da leggere, video, libri utili per il tuo pubblico, bisogna che dopo li condividi con loro. Quindi crea una rivista usando flipboard.com, è il più facile di tutti. Oppure Scoop.it, dove puoi creare anche del tutto gratuitamente una rivista dove semplicemente selezionare e suggerire ai tuoi lettori quali sono le cose importanti da andare a vedere. Questo è il primo passo, perché se non siamo in grado nemmeno di fare questa cosa così basica, è inutile che pensiamo a cose più complicate. Se non siamo in grado di essere il faro che illumina, che dice all'interno del nostro settore specifico cosa andare a vedere, cosa leggere, cosa studiare, andare a guardare, e come possiamo diventare il punto di riferimento, l'esperto di questa nicchia? Partiamo da essere coloro che indicano dove trovare le migliori risorse e informazioni.